fratelli, sono Don Alberto e faccio questo video per porgervi i miei più cari auguri di un buon avvento. Vi faccio anche una domanda: quale regalo possiamo fare a Gesù per il suo Natale? E per aiutarvi un po' a rispondere, volevo presentarvi l'aneddoto di un santo che forse qualcuno già conosce. Si tratta di San Girolamo, che è un padre della Chiesa vissuto nei primi secoli, quindi è uno dei primi cristiani, un grande santo. Lui viveva a Roma e a un certo punto era stanco della vita frenetica romana e desiderava tanto studiare la Sacra Scrittura. Erano sorte anche alcune dispute dottrinali che lo avevano molto ferito sulla questione del celibato. Decide di andar via, di prendere su tutto, dedicarsi ad una vita di preghiera in solitudine a Betlemme. Si reca a Betlemme e va in una grotta, proprio vicino alla grotta della Natività. La notte di Natale, lui in preghiera è davanti al crocifisso, un crocifisso di legno molto semplice, conficcato nella roccia, e gli appare Gesù bambino. E lui tutto contento e fa al Signore: ma Signore, che bello che sei qui! E il Signore gli risponde, gli dice: Girolamo, è la notte di Natale, fammi un regalo. Ma Girolamo ci pensa e dice: Signore, ti dono la mia sapienza. Girolamo: non basta, ti dono il mio cuore. Girolamo: va bene, ma non basta. Signore, ti dono la mia preghiera. Va benissimo, Girolamo, ma non basta ancora. Non sai piuttosto che la sapienza è un dono mio? Non è un dono che tu fai a me. E anche il tuo cuore. Con tutta la tua intelligenza non sai che l'ho formato io nel grembo della tua mamma? E la preghiera, tu che hai scrutato le scritture, non sai che è un dono dello Spirito di Dio? A me serve qualcosa che sia proprio tuo, qualcosa che viene solo da te, un dono tuo. Allora Girolamo non sa più che cosa dire, abbassa la testa e arrossisce. E il Signore gli dice: Girolamo, sei davanti alla croce, ancora non hai capito. Dammi i tuoi peccati, perché io possa avere ancora la gioia di perdonarli. Sono venuto nel mondo proprio per questo. Ecco, se posso suggerirvi un bel dono da fare al Signore, che viene proprio da noi, sicuramente da noi e da nessun altro, è il donare i nostri peccati, cioè pentirci per le nostre colpe, chiedendo al nostro Redentore che è venuto nel mondo per salvarci, di purificarci. E allora così davvero potremo prepararci alla solennità del Natale in tutta felicità, la felicità cristiana vera. Grazie per l'ascolto, auguri.